Carissimi amici ascoltatori, siamo nuovamente all'interno della nostra rubrica Medicina Regione Lazio.it. Pronti a partire? Una rubrica, interamente dedicata alla medicina, alla salute, alla prevenzione, al benessere a 360 gradi. Tanti argomenti e tanti professionisti differenti di riferimento. Oggi sono in compagnia di un dottore fisiatra, nonché fondatore del Santa Rita Med. Parleremo di visite fisiatriche, ortopediche domiciliari, ma non solo, anche di teleconsulto medico, anche di altri aspetti che scoprirete nel corso dell'intervista. Condivideremo tutto questo assieme al dottor Enrico Filippini. Benvenuto all'interno della nostra rubrica. Ciao Riccardo, grazie. Salve dottor Filippini, grazie a lei, un saluto a tutti. Dunque iniziamo subito. Chi è innanzitutto il fisiatra e di cosa si occupa? Allora, il fisiatra è un medico, è laureato quindi in medicina e chirurgia, e che si è poi specializzato in una branca della medicina, cioè la fisiatria, che segue da un punto di vista conservativo e in certo qual modo interventistico le patologie muscoloscheletriche, neurologiche e cardiologiche, respiratorie, però sempre da un punto di vista riabilitativo, cioè per riconsegnare la persona alla sua vita quotidiana, cercando di riportarlo alle sue attività di vita quotidiana il più possibile agevoli e per la sua esistenza e il suo benessere. Assolutamente, ecco, è importante questo, insomma, sottolineare sempre l'importanza del benessere a 360 gradi. E condividiamo il tutto tramite i canali, i profili social, contatti che comunque daremo assieme a conclusione, e ci tengo sempre a dire che oramai al giorno d'oggi è importante condividere anche quello che siamo, la nostra attività, tramite i canali, per condividere tante informazioni velocemente. Ecco, facciamo un salto in avanti. Siamo partiti dalla fisioterapia. Lei è anche fondatore appunto del Santa Rita Med. Parliamo di fisioterapia domiciliare, tanto richiesta soprattutto in un periodo come questo, perché per cause di varia natura o dovute a incidenti, sinistri stradali o cause anche congenite, c'è bisogno di fare un percorso riabilitativo più o meno lungo. Esatto. La fisioterapia è un processo appunto tecnico che si occupa di appunto riabilitare la persona, non solo colpita da traumi come un incidente stradale eccetera, ma anche colpiti da, chiamiamoli, accidenti neurologici, ictus, altre malattie di tipo neurologico come il Parkinson, la sclerosi multipla. Il fisiatra imposta, dopo aver fatto un'accurata visita e esami, eventualmente aver richiesto esami diagnostici, imposto un progetto riabilitativo e un programma riabilitativo che poi verranno eseguiti dal fisioterapista, che in questo modo saprà che cosa fare, e il paziente verrà seguito nel tempo con visite di controllo sempre fisiatriche. Ecco, dottor Filippini, la fisioterapia a domicilio è efficace quanto quella che si effettua in studio? Ci sono delle differenze? Allora, questa iniziativa di cui sono il fondatore è nata in un periodo appunto in cui le persone, durante il lockdown soprattutto, non si fidavano e tuttora spesso non si fidano di recarsi in ambulatorio, in un ambulatorio fisico, certo, e preferiscono avere lo specialista direttamente a casa loro, sia in termini di medico che in termini di fisioterapista. E quindi per le problematiche trattate da Santa Rita Med, quantomeno sì, in un periodo, in un contesto come questo, certo, sono assolutamente paragonabili. Oh, ecco. Piuttosto quindi del paziente che preferisce stare a casa e non farsi curare, questo è un ottimo modo per riportare alla salute, insomma, e soprattutto evitare quelle patologie come l'immobilità e la mancata cura di altre patologie. Questa è una cosa, un aspetto lodevole, insomma, perché è importante, è il professionista che va incontro al paziente, insomma, si offre di prestare la sua, sì, conoscenza, il suo supporto. Ecco, ovviamente poi è un discorso molto vasto, perché i percorsi fisioterapici possono essere più o meno complessi, elaborati, e possono richiedere più o meno tempo, comunque sempre la loro efficacia hanno. Facciamo un salto in avanti, perché prima abbiamo accennato, nominato anche il teleconsulto medico. Cos'è e in cosa consiste? Sempre un'iniziativa nata nel contesto appunto di Santa Rita Med, per offrire al paziente la possibilità addirittura di un consulto medico, fisiatrico, ortopedico
a distanza, ma il più accurato e il più valido possibile. Certo. Questa quindi tecnologia, questo teleconsulto sfrutta la tecnologia, le ultime più nuove e più semplici tecnologie per portare il medico dal paziente senza nemmeno una visita fisica, che poi eventualmente potrà essere effettuata in un secondo momento. È una sorta di visita anticipatoria di quello che può essere o la fisioterapia stessa, certo, o la visita e un percorso terapeutico. Ecco, una diagnosi preventiva che permette di stabilire appunto quale sia il percorso migliore. Sì. E poi ovviamente fisiatria e fisioterapia sono differenti. Lei è principalmente un fisiatra. Vogliamo proprio velocemente, prima di evolvere ancora, sottolineare la differenza tra il fisiatra e il fisioterapista. Dunque, il fisiatra è un medico chirurgo abilitato e che ha seguito poi un percorso di specializzazione e che visita, compie un atto medico, cioè una diagnosi e imposta una terapia che poi si espleta in vari modi, sì, quali ad esempio, parlo degli ambiti in cui io sono maggiormente, certo, specializzato, ad esempio l'infiltrazioni articolari, tendine, muscolari, peritendine, ecoguidate in particolare con sia farmaci che prodotti omotossicologici, ma può svilupparsi questo percorso terapeutico anche tramite le onde d'urto focalizzate attuate direttamente dal fisiatra. Mi viene in mente la tecarterapia. Anche la tecarterapia, a differenza di onde d'urto e infiltrazioni, viene prescritta che vengono proprio, sì, fatte, sì, materialmente dal fisiatra. La tecarterapia viene prescritta dal fisiatra e può e deve essere eseguita materialmente da un fisioterapista, certo, che ha l'indicazione da parte del fisiatra. Quindi è un lavoro in collaborazione, sinergia, certo, di sinergia proprio tra queste due figure professionali. Ecco, ed è molto importante perché come in altri ambiti e settori c'è sempre un'efficace cooperazione e collaborazione che generano poi l'efficacia finale, il risultato finale. Ecco, andiamo ancora avanti, dottor Filippini. BLSD, questa terminologia, queste iniziali, cosa stanno ad indicare? Ecco, io e gli altri miei collaboratori, in realtà gli altri colleghi con cui collaboro, perché questo è un network, diciamo, di altri colleghi provenienti dai migliori istituti di ricerca e di clinica e cura, sì, sia italiani che internazionali e anche provenienti da molti istituti della realtà romana, e io e altri siamo istruttori abilitati per l'abilitazione dell'uso del defibrillatore automatico esterno, chiamato anche DAE. Sono delle figure presenti in Italia e che sottostanno a una precisa legge e circolare del Ministero della Salute, e quindi noi possiamo abilitare il laico, quindi la persona, il cittadino, all'uso del defibrillatore semiautomatico. Questo viene fatto sia in aziende che nelle scuole che nelle realtà, per esempio associazioni sportive e quant'altro, quelli che desiderano appunto poter abilitarsi all'uso di questo dispositivo. Ecco, ed è molto importante insomma averlo sottolineato e la ringrazio per questo. Insomma, c'è anche molto bisogno di interventi tempestivi al giorno d'oggi in questo senso e anche per quello che stiamo ancora purtroppo vivendo in qualche modo. Ecco, per concludere e completare il quadro generale, formazione aziendale è un po' l'ultimo punto da toccare. È importante formarsi in un certo modo, insomma, approfondire delle conoscenze per essere un valido professionista poi. Non solo è importante, ma è obbligatorio per legge. Il testo unico 81/2008 prevede tutto un comparto, diciamo, di formazione. Noi come medici e altri professionisti del settore della sicurezza sul lavoro formiamo il personale delle aziende per quei corsi che resi obbligatori appunto dalla legge 81/2008. Faccio alcuni esempi. Sì. Il primo soccorso aziendale, altro molto importante, lo stress lavoro correlato, la movimentazione manuale dei carichi, il lavoro al videoterminale, l'antincendio e la sicurezza generale e specifica, in cui rientrano alcuni dei corsi che ho nominato. Ecco, alla fine fa tutto parte anche di una professione come la sua, il fisiatra, insomma, formarsi a dovere. Oggi abbiamo tanto supporto e strumenti,
Vuol dire poi garantire un servizio professionale, saper supportare il paziente, ogni singolo paziente, a seconda dei singoli casi, e bisogna essere pronti a gestire qualsiasi situazione, ovviamente anche la più complicata, era da sottolineare. Io non posso che ringraziarla, dottor Filippini, per il suo intervento prezioso all'interno della nostra rubrica, augurarle il meglio a 360 gradi per la sua attività nel futuro, e prima di salutarci diamo agli ascoltatori i contatti. Lo facciamo a partire da quello più diretto, che è il numero di cellulare, il 347 03 54 839, il numero del dottor Filippini, l'indirizzo di riferimento via Gregorio VII, ovviamente presso la sua attività tra Roma e provincia, la pagina Facebook Santa Rita Med, fisiatria, ortopedia e fisioterapia, una pagina completa di foto e descrizioni sempre aggiornate, mettete tanti like, mi piace, mi raccomando, condividete e fate girare il sito web, molto efficace a partire dalla home page iniziale santaritamed.it, home page e varie pagine interne da sfogliare, un sito chiaro, strutturato, ben organizzato, costruito ad hoc, ma il profilo Instagram merita veramente una grande attenzione, Santa Rita Med Rehab, perché ci sono tante foto e clip, un contenuto visivo di grande impatto, veramente immediato, e vi restituirà ulteriore chiarezza sulla sua professione. Per concludere, l'indirizzo email info@santaritamed.it. Un saluto e un ringraziamento ancora al dottor Enrico Filippini, un saluto a tutti. Grazie a te, Riccardo.